Frescan, pastore della chiesa valdese di Bobbio Pellice, vorrei proporvi per questo pomeriggio un breve studio biblico sul libro di Ester. Colgo l'occasione per ringraziare anche le sorelle del concistoro di Bobbio che si sono rese disponibili a leggere a questo incontro. Il libro di Ester. Il libro di Ester è l'ultimo libro della serie di libri cosiddetti storici che troviamo nell'Antico Testamento. Si parla del quel periodo in cui gli ebrei vivono uno dei momenti più amari della loro storia, cioè l'esilio in Babilonia. I babilonesi avevano mandato in esilio gli ebrei dopo l'assedio della città di Gerusalemme nel 587 a.C. e essi stessi erano poi stati conquistati dai persiani nel 539. In seguito a questo evento, in seguito alla disfatta di Babilonia e la conquista da parte persiana, molti ebrei erano ritornati nella loro antica patria, ce ne parlano i libri di Esdra e Neemia, ma diversi di loro erano rimasti nella nuova patria in Babilonia, che era diventato il luogo della loro vita quotidiana. Ce ne dà una testimonianza indiretta il fatto che uno dei testi più classici dell'ebraismo è il Talmud babilonese, testimonianza del fatto che effettivamente Babilonia era diventata uno dei centri di attrazione della cultura e della religiosità ebraica. Non dobbiamo aspettarci però dal libro di Ester un testo storico come noi useremmo questa parola oggi. Per esempio, non possiamo cercare dei testimoni indipendenti dai fatti che sono narrati. Il libro di Ester non è molto lungo, è lungo solo 10 capitoli, peraltro abbastanza brevi se uno vuole leggerlo tutto in una mezz'oretta, un'oretta al massimo, riesce a farlo tranquillamente. È un libro che ci parla di persone. Ci sono 4-5 personaggi fondamentali in questo libro e di situazioni legate ad un elemento chiave, interessante, particolare: il banchetto. Se dovessimo immaginare di mettere in scena al cinema il libro di Ester, noi potremmo pensare quasi tutto a scene in studio, una scenografia un po' sfarzosa, ma tutto sommato abbastanza semplice. Il libro di Ester dunque si apre con un grande banchetto, durante il quale Re Assuero vuole mostrare a tutti i suoi sudditi la propria grandissima potenza. È un capitolo che ci porta all'interno di una corte orientale, ricca, opulenta, descritta nei suoi usi e costumi. Il regno di Assuero si estendeva dai confini dell'India fino all'Etiopia. Nel terzo anno del suo regno, mentre si trovava nella sua regia nella cittadella di Susa, Assuero offrì un banchetto a tutti i suoi principi e funzionari. Egli voleva così mostrare la ricchezza e la potenza del suo impero e lo splendido fasto della sua coorte. La festa durò molto a lungo, circa 6 mesi. Come dicevamo, il banchetto è uno dei luoghi principali in cui questo libro ha luogo. Ci rivela immediatamente alcune delle caratteristiche del re, uno dei personaggi principali del libro. Il suo grande amore per lo sfarzo, per le apparenze, ma anche la sua profonda debolezza di carattere. Saranno questi due elementi che giocano buona parte nello sviluppo del racconto. Come abbiamo detto, diversi elementi fondamentali di questo racconto si svolgono attorno a una tavola, quando Assuero viene regolarmente preso per il naso, possiamo dire tranquillamente, dai suoi ospiti, anche quando sono apparentemente più deboli socialmente, politicamente. E un aspetto che avrà anche quello un buon gioco nel racconto è il fatto che il re Assuero regge molto poco e molto male l'alcol.
Il parco era decorato con tendaggi bianchi e violetti, appesi alle colonne di marmo con anelli d'argento e con cordoni di lino bianco e rosa. I divani, adornati d'oro e d'argento, erano disposti sopra un pavimento di porfido, marmo bianco, madreperla e pietre colorate. Si beveva in coppe d'oro di varie forme e il vino era abbondante, proprio come si usa in un banchetto regale. Si poteva bere con libertà, tanto o poco, perché il re aveva ordinato ai camerieri di rispettare i desideri di ciascuno. Il pezzo forte della sfarzosa collezione del re è ovviamente una donna, la moglie, la regina Vasti. Dopo 7 giorni di banchetto, il re, ormai eccitato dal troppo vino, ordinò di far venire accanto a sé la regina Vasti, ornata del turbante regale. Voleva mostrare ai principi e a tutta la gente la sua bellezza, che era davvero eccezionale. Contro l'ordine trasmesso dai 7 servitori, la regina rifiutò di ubbidire. Il rapporto tra il libro di Ester e le donne è molto interessante. Ci sono due donne protagoniste in questo libro. La prima regina, Vasti, che scompare dopo poche righe, ma che in fondo dà il là a tutta la vicenda, ed Ester, la protagonista che dà il titolo al libro. Apparentemente entrambe le donne sono un gradino sotto gli uomini, se non altro perché sono state scelte e non scelgono, ma in realtà sono entrambe padrone del proprio destino e in buona parte determinano quello dei maschi. Possiedono una sfumatura di debolezza che in realtà è una forza che spaventa i maschi. Pensiamo a come il rifiuto della regina Vasti sconvolga gli equilibri che l'imperatore e la sua corte immaginavano dovessero essere immutabili, come le leggi dei Medi e dei Persiani. Tra parentesi, questo modo di dire deriva proprio dal libro di Ester. Il racconto dedica un tempo interessante a spiegarci quali sono le contromisure che il re vuole mettere in atto per arginare questa ribellione femminile. Questa ribellione che, a suo parere, a parere dei maschi della corte, rischia di essere imitata come a cascata da tutte le altre donne. Il re ne fu molto contrariato e andò in collera. Parlò di questo fatto con i consiglieri, ai quali era solito rivolgersi per la loro competenza in questioni legali e di governo. Il capo dei funzionari reali parlò di fronte al re e alla sua corte. La regina ha offeso non solo la persona del re, ma anche tutti i suoi funzionari, anzi, tutti gli uomini delle varie province dell'impero. Questo rifiuto può incoraggiare qualsiasi donna a mancare di rispetto a suo marito. La reazione del re propone un altro tema ricorrente in questo libro e si intreccia con quello del rapporto con le donne. Il re è incapace di gestire i problemi, ha sempre bisogno di chiedere consigli in una spirale di impotenza che detta regole sempre più rigide e, potremmo immaginare, sempre meno applicabili nella realtà. Le mogli dei funzionari, dei Medi e dei Persiani, che avranno saputo del comportamento della regina Vasti, oggi stesso terranno testa ai loro mariti. Sarà quanto basta per provocare insolenze e litigi. Fa scrivere un decreto. Deve stabilire che Vasti non potrà più comparire alla presenza del re Assuero e che un'altra, più meritevole di lei, diventerà regina al suo posto. Vedrai che allora tutte le mogli porteranno rispetto ai loro mariti. Dopo lo smacco con Vastì, Assuero decide di trovarsi un'altra regina. Naturalmente l'accento è posto sulla sua bellezza, dato che l'obbedienza dovrebbe essere data per scontata, nonostante l'esperienza precedente. E quindi, dopo una sorta di concorso di bellezza, viene scelta Esther, una donna giovane di origine ebraica. A quel tempo abitava in Susa un ebreo di nome Mardocheo.
era il tutore di una ragazza. Il nome della ragazza era Adassa, ma tutti la chiamavano Esther. Esther era bellissima e affascinante. Le prime parole che descrivono Esther offrono due elementi che ci aiutano a capire il tono e il significato di questo libro della Bibbia. Pensiamo, per esempio, ai nomi dei due ebrei. Il nome Esther suona un po' come Ishtar, che era una dea pagana adorata dagli abitanti di Babilonia. Mardocheo suona un po' come Marduk, anch'esso un dio pagano. Ci troviamo in questo libro nell'ambito del quasi, un quasi che confonde le idee. Il nome della regina sembra quasi quello di una dea, il nome dell'ebreo sembra quasi quello di un dio pagano. Del resto, in questo libro, i non ebrei fanno sempre la figura dei tonti, di quelli che ci cascano sempre, che vorrebbero decidere, ma vengono regolarmente manipolati dagli ebrei scaltri. Esther ha una doppia vita, una regina, ma è anche protettrice in incognito dei suoi connazionali ebrei. Ma c'è anche dell'altro, a livello forse più inconscio. Come molti emigrati, anche oggi, anche nel nostro mondo, bisogna trovare un nome che sia pronunciabile anche dai quelli che vivono nella città straniera, a Babilonia. I due nomi, Adassa ed Esther, ricordano come molti emigranti si cambiano il nome per renderlo comprensibile e pronunciabile dai nativi del paese in cui si trovano in esilio. Quando fu dato l'ordine di radunare a Susa ragazze per l'harem, anche Esther fu portata a corte e affidata al sorvegliante delle donne. Esther gli piacque molto e conquistò le sue simpatie. Esther non aveva detto che era ebrea e non aveva parlato della sua famiglia, perché Mardocheo le aveva ordinato di non dire niente. Il re preferì Esther a tutte le donne che erano già state con lui. Essa conquistò la sua benevolenza e la sua simpatia più di ogni altra ragazza. Perciò il re le mise in testa il turbante e la nominò regina al posto di Vasti. Esther non è solo bella e brava, è anche decisamente affascinante. Sia lo staff dell'harem, sia il re ne vengono immediatamente conquistati. Questo è un altro tema che caratterizza il libro. Esther è una donna che sa che cosa fare e sa come farlo, non in modo astratto, non seguendo un ideale. Esther è completamente ancorata nel contesto in cui vive. Un contesto che, come vedremo tra un attimo, è pieno di cospirazioni e di persone che vedono in una donna sostanzialmente un oggetto bello, ma insignificante. E proprio per quello la capacità di affascinare di Esther diventa un elemento centrale nel racconto. La seconda parte del libro, infatti, ci presenta il mondo di intrighi che si svolgono nella corte persiana, in buona parte ignorati dal re che, come abbiamo visto, si pensa onnipotente, ma in realtà risulta essere un burattino nelle mani dei suoi funzionari. Al tempo in cui le ragazze furono radunate, Mardocheo aveva un modesto incarico a corte. Un giorno Mardocheo si trovava nell'anticamera del re. Due funzionari di guardia all'appartamento reale, pieni di rancore contro Assuero, stavano preparando una congiura per ucciderlo. Mardocheo venne a saperlo e avvisò la regina Esther. Essa lo riferì al re a nome di Mardocheo. Si fece un'inchiesta e la congiura fu scoperta. I due furono impiccati e, per ordine del re, il fatto fu registrato nelle cronache ufficiali dell'impero. Mardocheo ha una forte identità ebraica, ma è anche fedele al re,
affidabile, molto corretto, ligio alla propria tradizione che vieta di adorare altri esseri che non siano Dio in persona, e quindi entra in conflitto con l'arrogante supponenza del perfido Aman, un personaggio che ci viene presentato come un malvagio a tutto tondo, il classico carrierista monomaniaco che cerca di manipolare il re per i suoi fini personali, e cioè il suo odio anti-ebraico. Un certo Aman fu promosso dal re Assuero alla più alta carica del suo governo. Per ordine del re, tutti i funzionari in servizio a corte dovevano riverire Aman con la genuflessione e l'inchino. Solo Mardocheo non si inginocchiava e non si inchinava mai. Gli altri funzionari di corte chiedevano a Mardocheo: «Perché trasgredisci gli ordini del re?» Essi gli facevano questa osservazione tutti i giorni, ma lui non li ascoltava, dichiarandosi ebreo. Quando seppe a quale popolo apparteneva Mardocheo, Aman non si accontentò più di volere la morte di lui solo, ma progettò di sterminare tutti gli ebrei dell'impero insieme con lui. Approfittando ancora della debolezza di carattere di Re Assuero, Aman riesce quasi a convincerlo ad emanare un documento che presuppone la distruzione totale degli ebrei nel suo impero. Aman andò a parlare con il re e gli disse: «C'è un popolo, disperso tra gli altri popoli in ogni provincia del tuo impero, che vive separato dagli altri, a modo suo. Ha leggi diverse e, per di più, non osserva la tua. Non ti conviene lasciarlo vivere in pace». Aman dettò un ordine: sterminare, uccidere, eliminare tutti gli ebrei, giovani e vecchi, donne e bambini, tutti in un sol giorno. I loro beni dovevano essere confiscati. Appena il decreto fu promulgato, il re e Aman andarono a banchettare, mentre la capitale era in grande agitazione. A questo punto entra però in scena la regina Esther. Esther si vestì da regina e si recò nel cortile interno della reggia, davanti alla sala del trono. Il re era seduto sul trono, di fronte alla porta d'ingresso. Appena vide la regina Esther in piedi nell'atrio, fu ben impressionato dalla sua presenza e stese verso di lei lo scettro d'oro. Esther si avvicinò e toccò la punta dello scettro. Il re le disse: «Esther, mia regina, che desideri?» Mentre si bevevano gli ultimi bicchieri di vino, il re disse: «Esther, chiedi quel che vuoi e l'avrai. Qual è il tuo desiderio? Per farti contenta, ti darai anche la metà del mio regno». Esther rispose: «Che cosa posso chiedere? Se vuoi farmi piacere, o mio re, se proprio vuoi accontentarmi, ebbene, domani tu e Aman tornate a banchetto da me. Ti dirò domani quel che desidero». La regina è abbastanza scaltra da capire che per sventare il complotto deve agire di sorpresa e in modo inatteso. Deve fare leva sulle folli ambizioni di Aman e convincere il re che è lui stesso ad intraprendere delle iniziative, quelle che in realtà la regina stessa ha in mente. Ancora una volta, il centro del racconto si trova in un banchetto, durante il quale il re e i suoi collaboratori vengono abilmente manipolati dalla regina. Quel giorno Aman diceva: «Anche la regina Esther mi onora. Al convito che appena offerto, insieme col re, ha invitato solo me, e domani siamo invitati di nuovo». Sua moglie Zeres e gli amici gli dissero: «E tu, fa piantare un palo alto 25 metri e di al re che domani mattina vi faccia impiccare Mardocheo, così potrai andare contento al banchetto». Aman fu soddisfatto del consiglio e fece piantare il palo. Questo schema, apparentemente perfetto,
viene però sconvolto da un imprevisto fatale. Quella notte il re non riusciva a dormire. Mandò a prendere il libro delle cronache ufficiali dell'impero e se ne fece leggere qualche pagina. Capitò proprio reso conto delle informazioni date da Mardocheo sui due servitori di guardia all'appartamento reale, che avevano fatto una congiura per uccidere Assuero. Il re allora chiese: «Che ricompensa è stata data a Mardocheo per quel che ha fatto?» «Nessuna», risposero i servi. Il re disse ad Aman: «C'è un uomo che io voglio onorare in maniera particolare. Che cosa dovrei fare per lui?» Aman pensò: «Certamente sta parlando di me». Ma il re, svelto, va a prendere gli abiti e il cavallo e prepara questi onori per Mardocheo, quell'ebreo che fa servizio a corte. Grazie alla furbizia della regina Esther, anche il complotto antigiudaico viene sventato e la situazione si ribalta. Il gigantesco patibolo su cui avrebbe dovuto essere impiccato l'ebreo Mardocheo, in realtà diventa il luogo del supplizio del perfido Aman. Il re e Aman andarono al banchetto della regina Esther. A fine pranzo il re domandò a Esther: «Mia regina, allora qual è la tua richiesta?» La regina Esther rispose: «Ecco quello che ti chiedo. Salva la mia vita e la vita del mio popolo, perché ci hanno destinati allo sterminio». Il re domandò a Esther: «Chi ha osato decidere una cosa simile? Dov'è quest'uomo?» «Eccolo», rispose la regina, «il nostro nemico, l'uomo che ci odia, è il perfido Aman». Il re si alzò da tavola, infuriato, e uscì in giardino. Aman capì che il re aveva deciso di condannarlo e si fermò a supplicare Esther di salvargli la vita. Esther era sdraiata sul divano. Aman le si era appena avvicinato quando il re rientrò nella sala. Lo vide e gridò: «Questo uomo vuole addirittura far violenza alla regina in casa mia, davanti ai miei occhi!» Con questa parola del re, Amal era ormai condannato. Così impiccarono Amal al palo che lui stesso aveva innalzato per Mardocheo e l'ira del re si calmò. La terza ed ultima parte del libro di Esther racconta della nascita di una festa. Una festa molto importante per la tradizione ebraica, la festa dei Purim, che corrisponde in qualche lontano modo al nostro carnevale sotto il punto di vista dei travestimenti, sotto il punto di vista del classico rovesciamento di ruoli e di poteri tipici di una festa del passato. Mardocheo fece scrivere il resoconto di questi avvenimenti e mandò lettere a tutti gli ebrei dell'impero, vicini e lontani. Ordinava che ogni anno, il 14 e il 15 del mese di Adar, fossero giorni di festa. In quel mese il loro dolore si era mutato in gioia. I giorni di lutto erano diventati giorni di letizia. Tutti perciò dovevano far festa, organizzare pranzi, scambiarsi regali e fare doni ai poveri. Gli ebrei continuarono a celebrare ogni anno la ricorrenza, richiamandosi alle parole di Mardocheo. La lettura del libro di Esther è sorprendente, stimolante, soprattutto per chi si aspetta dalla Bibbia dei racconti piatti, dei racconti religiosi, dei racconti in cui i personaggi non sono sviluppati o non ci sorprendono con atteggiamenti imprevisti. In effetti non è così. Un primo elemento sorprendente del libro di Esther è il fatto che si parla pochissimo di Dio. I personaggi che giocano un ruolo sono tutti dei personaggi umani, nel bene e nel male. Un secondo aspetto è il ruolo delle regine. Sia la regina Vastì, quella che perde il posto subito, per dirla in maniera moderna, sia la regina Esther che la succede, sono delle regine che
Anche se hanno dei ruoli apparentemente deboli, in realtà si dimostrano capaci di scardinare i meccanismi del potere maschile, di approfittare e cogliere le debolezze dell'imperatore, cogliere la terribile ambizione di Aman e rendere la loro debolezza palese, la debolezza dei maschi del racconto evidente. E poi è interessante scoprire che la conclusione del racconto del libro di Esther è la nascita della festa dei Purim, cioè di una festa che è una festa assolutamente laica, dicevamo, come il nostro carnevale, in cui i ricchi sono abbassati e i poveri innalzati, in cui ci si traveste in un'epoca in cui i vestiti erano il modo per riconoscere le nazionalità e le etnie delle persone. Una festa popolare, una festa folcloristica che però prende dignità dal nascere da un episodio biblico. Il libro di Esther ci propone una riflessione che non è affatto banale. Innanzitutto ci ricorda che è assolutamente legittimo voler fare carriera nel mondo in cui si vive, nel contesto in cui ci si muove. Però ci ricorda anche che nessuno è davvero isolato. Anzi, per avere successo è importante basarsi sul gruppo e quindi ha senso se il successo di un singolo porta beneficio a tutto il gruppo, in questo caso gli ebrei. Ecco, questo credo che sia il messaggio più forte del libro di Esther, un libro assolutamente pragmatico. Nella vita di tutti i giorni è fondamentale essere attenti a quello che ci succede intorno e cogliere le occasioni che ci vengono offerte, non solo per migliorare noi, ma anche per fare in modo che chi ci sta attorno patisca il meno possibile. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.